Oggi siamo alla diga del Piampalù per questo tutorial e scopriremo dei segreti, dei trucchi che adotto io per il lancio spinning. Un lancio efficace secondo me è un lancio preciso e un lancio rapido, quindi in breve tempo. Una volta avvistata la preda dobbiamo lanciare in maniera più rapida possibile per non perderla di vista. Innanzitutto vedremo l'impugnatura della canna, quindi come va tenuta la canna e i primi passi da compiere per poter effettuare un buon lancio. Io personalmente preferisco impugnare la canna in questa maniera, quindi con la base del mulinello tra il dito medio e il dito anulare, in questo modo. Il pollice andrà poi a posizionarsi in questa maniera. Il primo passo è quindi quello di aprire l'archetto e bloccare il filo con il dito indice della mano destra, in questo modo. Questo perché? Perché così è molto più facile e naturale lo scorrimento del filo una volta che lasciamo andare il dito. Il movimento deve essere abbastanza veloce in base però a dove dobbiamo lanciare il nostro artificiale. Sempre occhi al punto dove vogliamo arrivare e facciamo un movimento di velocità progressiva, quindi partendo lenti e arrivando veloci. Ulteriore consiglio che vi posso dare è, una volta lanciato, chiudiamo il mulinello, quindi l'archetto, con la mano e non con la manovella. Questo perché? Per non rovinare il meccanismo di chiusura a scatto del mulinello stesso. La fase del recupero dipende un po' dai gusti personali del pescatore, in base se vuole recuperare l'esca in superficie oppure più in profondità. Quindi, una volta effettuato il nostro lancio, possiamo decidere se recuperare immediatamente oppure fare affondare l'artificiale. Il secondo lancio che vedremo è il lancio a pendolo e lo utilizzeremo quando dovremo lanciare in prossimità della riva, quindi dovremo coprire poca distanza. Si utilizza soprattutto il movimento del polso e l'impugnatura e il rilascio del filo è praticamente identico al lancio che abbiamo visto in precedenza. Si chiude sempre l'archetto con la mano e questo lancio si utilizza, diciamo, in maniera principale sul fiume. Quindi quando dobbiamo lanciare per solo 3 o 4 metri, lanciamo in questa maniera. Un altro motivo che ci può indurre a utilizzare questa tipologia di lancio è la presenza alle nostre spalle di un ostacolo. Quindi se dietro di noi abbiamo per esempio delle piante, lanceremo in questa maniera qui, utilizzando solamente lo spazio davanti a noi. Ecco, adesso vedremo due varianti dei lanci che abbiamo appena spiegato. Il primo riguarda il lancio classico, che però viene effettuato solamente a una mano, e lo utilizziamo quando non dobbiamo coprire grandi distanze. È praticamente uguale al lancio classico, però semplicemente viene utilizzato il polso della mano destra. La seconda variante riguarda invece il lancio a pendolo e si chiama lancio a balestra, e lo utilizzeremo proprio quando siamo infrascati e non abbiamo spazio per lanciare. Andremo a posizionare il cucchiaino a circa 20 cm dal mulinello e con pollice indice della mano sinistra afferriamo il cucchiaino piegando la punta della canna e andremo a rilasciare. Anche questo è un lancio che serve per coprire brevi distanze e lo utilizzeremo soprattutto sul fiume. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che sia utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!